Sotto il coordinamento del sostituto procuratore Anna Benigni, i carabinieri forestali stanno effettuando un primo delicato sopralluogo nelle aree più danneggiate del comparto 5. Una squadra arrivata da Roma sta verificando la presenza di inneschi a partire dalla direzione del fuoco. A Roghi Spenti è stato intanto chiuso questa mattina alle 9 il centro coordinamento soccorsi, attivato in prefettura domenica alle 15 dopo una chiamata di aiuto arrivata da Farindola. In pericolo 100 persone in un ristorante e 23 abitazioni tutte evacuate. Subito dopo, dalla montagna, l'allerta si sposta a Pescara. La più complessa per la molteplicità di fattori di rischio, un incendio boschivo dentro un'area altamente urbanizzata, con la presenza di bagnanti sulla spiaggia, la necessità di dover evacuare in grandissima emergenza e urgenza. Gli inneschi sono stati trovati in più punti. Su questo dobbiamo lasciare lavorare la magistratura, massima fiducia e stima nel lavoro dell'autorità giudiziaria. Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ha analizzato il rischio incendi ed eventuali azioni dolose in tutta la Val Pescara nell'ottica della prevenzione. Se le forze dell'ordine devono monitorare il territorio, incalza il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, centrale è il ruolo dei cittadini. Segnalare alle forze dell'ordine ogni notizia, ogni aspetto sospetto che possa essere utile. Deve maturare una forte disapprovazione sociale nei confronti di chi si rende protagonista di questo episodio. Una ferita però per l'Abruzzo, quest'anno davvero colpito a morte. Una ferita, ma gli abruzzesi pescaresi sono gente dura e quindi in grado di superare anche questa emergenza con la forza che li caratterizza.